Barletta è pronta a vivere le giornate per il 514 anniversario della disfida. Dal 1 al 10 settembre verrà rievocata con un fitto programma che prevede eventi di ogni genere, mostre, visite guidate e attrazioni gastronomiche. Musica e teatro la faranno da padrone grazie alla sapiente regia di Francesco Gorgoglione, che si occupa dell'organizzazione di questa manifestazione per il 10° anno. Presso la cantina della sfida si è svolta la conferenza stampa di presentazione della programmazione per quest'anno. Quello che è stato messo in piedi è comunque un programma di qualità. Noi dobbiamo puntare su questo piano a fare del turismo di Barletta un qualcosa che tiene all'accoglienza, che risponde a questo patrimonio identitario, e credo che a poco, anno dopo anno, recuperando un momento rievocativo rispetto all'anno precedente, andando a quella multidisciplinarità anche dell'offerta culturale, potremo riuscirci. La disfida sta riemergendo e noi speriamo di tornare a quelli che sono stati i fasti del 2000, 2002, 2003, e cioè quelli del 500°. Ci teniamo perché anche noi vogliamo il certame, anche noi vogliamo una disfida più ricca, anche noi vogliamo una partecipazione maggiore a livello nazionale di questo evento, che ha tutte le caratteristiche per essere un evento non solo regionale ma nazionale. Basti pensare alle città dei 13 Cavalieri che quest'anno sono state coinvolte direttamente. Non a caso quest'anno abbiamo la presenza fisica della città di Capua, perché avremo come ospite il sindaco di Capua e una folta delegazione di Capua, perché da qua parte il rilancio nazionale ed internazionale di questo evento. Allora, la disfida di quest'anno punta un tema particolare, che è quello sull'umanità del cavaliere, in questo specifico caso quello di Ettore Fieramosca. Si è cercato con il mio gruppo di lavoro, la Sette Rue e tutte le associazioni barlettane, di guardare l'aspetto umano appunto del cavaliere e rappresentare attraverso l'investitura, il giuramento, il Te Deum e il corteo storico, momenti clou di questa manifestazione, quello che è mancato forse nelle altre edizioni, cioè un'anima vera e propria che deve essere condivisa, vista dal pubblico come non l'eroe e basta, ma anche quel punto, quel pizzico di aspetto legato alla personalità di un cavaliere.